Ladies and gentlemen, Natasha Stefanenko con la figlia Sasha. Detto deve tornare con tutta la sua famiglia perché sono meravigliosi. Ciao Sasha, benvenuta. Ciao. Ma che bella questa canzone, grazie. Fai arrivare pure Alessandro, scusate qui. Bene, praticamente potrebbe essere mio fratello, no, guarda. Scusami, guarda. Ecco. Ma sapete cosa? Altezza e mezza bellezza. Avercene un'altra mezza. Questo è il problema. Quindi accomodiamo. Accomodatevi tesorine. Ma perché ti senti brutta? Non mi dire questa stupidaggine, perché qua con la piccola sì. Guarda, io ma adesso esco, con più. Torna pure. Ormai è finito l'incubo, ma quando le piccole sì. Perché in Russia? Perché ero sempre alta, magra, tutto quasi albina. E poi da tutti quelli che stavano attorno a me mi facevano capire che ero diversa. Quindi tutti diversi sono abbastanza bullizzati. Allora ero bullizzata. Sasha, tu invece... bella sei e bella consai di essere. Ma invece devo ammettere che mio padre, appena mi ha visto da piccola, quasi non mi riconosceva. Pensava non fossi sua figlia, perché ero orribile. Orribile. Non era bellissima. Come si dice, è brutto in fascia? No, è bello? No. Che mio fratello era orrendo. Sì, vedi? E adesso è rimasto orrendo? No, adesso è molto carino. Però scusami, saluto con grande piacere, collegati dalle Marche, sì. Luca Sabbioni, che pure è bello, perché tu non è che ti sei scelto un marito così. No, l'ho scelto così. Perché è bello, punto, da 30 anni. Ciao, scherzo. Cioè, non è intelligente, buono, affettuoso. No, è simpatico, romantico, sì, scrive anche confermo, le poesie, no. Confermo. Però, e ecco, e ringrazio davvero per essere con noi la signora Tania, mamma di Luca. Ma guardate l'eleganza di mia suocera. Eccola, come sei elegante, Tania. Stupenda. Grazie. Però scusami, vorrei sapere da tuo da papà Luca, cos'è questa storia che tu non riconoscevi tua figlia? E glielo aspetta, non tanto che tu non la riconoscevi, ma glielo sei dato anche a raccontare. Non si fa. Non l'ho riconosciuta per 12 secondi, 12. Però quei 12 secondi comunque c'erano, sono lunghi, sono lunghi. Quei 12 secondi ho dubitato. Vabbè, trauma legato a questa frase? Vabbè, l'ho superato. Ma però effettivamente è vero, perché dopo ha detto... Sì, dopo ha detto che quando ho preso per il braccio... si è zittita subito perché piangeva come una matta, perché ha riconosciuto la mia voce, ha detto è la loro mia, perché pensava che non fosse la sua. E lì è salito l'orgoglio maschile del padre. Scherzi. Guardate, eravate nel 1977 con Fabrizio Frizzi e c'era anche Luca, forse lo vediamo, per tutta la vita tu conducevi. Domanda, ma la prima volta che lei hai toccato la mano a Natasha, come stai facendo adesso, che cosa hai sentito? Ricordi la sensazione? Sì, l'ho sentito. L'ho sentito l'emozione di toccare la mano di una donna che mi piaceva. Sì, è vero. Il brivido. No, quando... Scusate che sono sordo, quindi vado per l'emozione, il brivido di toccare la mano di una donna stupenda che a me piaceva, aveva colpito in modo particolare quella sera. E poi mano lunga. Ma perdonami, la domanda è un po' tecnica. Ma la mano? No? La mano. Non scotti o non gelli più mano? Sai, quella è una mano famosa quella. Ma a proposito dove volevi arrivare, invece. A proposito di prove d'amore, sì. No? Come quelle... Io so che tu, Luca, hai fatto delle prove pazzesche per Natasha. Che cosa hai fatto? Ne ho fatte tantissime di prove, davvero, ne ho fatte tantissime. Ho attraversato l'Italia, l'Europa, il mare, l'oceano. No, davvero. A nuoto, la Russia. Ho attraversato la Russia in treno, che è una pazzia. È una pazzia. 20 all'ora. Non ultima, l'ultima follia che ho fatto. È questo. Metterti elegante per venire qui. No, sono qui anziché all'Olimpico a seguire la magica Inter. Ecco. Era questa, non quella che avevo lanciato, ma quella successiva, non importa, succede, perché tu eri incinta di... Era il 2000 ed eri ospite, non conduttrice, ed eri incinta già di Sasha. Eh sì, eravamo in tre praticamente lì.
Senti, ma chi è più alta e quante volte vi avranno fatto questa domanda sull'altezza? Io di 3 centimetri, tra poco credo. La supero. Con i tacchi. Perché cresce me... ancora? Tu sei 1,84. 1,85. 85. Sì. Allora tu sarò 1,84 a questo no, punto. No, 83, boh. Vabbè, comunque siamo ci alziamo, alte. Lei forse, insomma, 2-3 centimetri più bassa di me. Ma tanto siamo due stangone lo stesso. Senti, tesoro, come hai conosciuto Fabrizio e soprattutto perché ti ha voluto al suo fianco poi nella televisione italiana? Ma Fabrizio, in realtà quello che mi ha raccontato Fabrizio mi ha visto in una... Ah no, è vero. Allora, ecco com'è andata. Mi ha invitato di fare parte della giuria di Miss Italia in un'edizione dove ha vinto Andy Mendes, Danny Mendes. Esatto, che comunque la prima Miss Italia di colore, quindi era uno scoop pazzesco, eccetera. Allora, mi ha intervistato, ho fatto parte della giuria e le è piaciuto quello che ho detto alle ragazze. Insomma, in qualche modo... fu colpito. Sì, fu colpito. E poi mi ha chiamato per fare il provino, però mi ha chiamato, non c'erano ancora i telefonini, adesso non mi ricordo, 90, no, c'erano forse i telefonini, 96. Era, 90, io mi ricordo che ha chiamato a casa e Tania ha risposto. E lui disse, ciao, sono davvero Tania? Ciao, sono Fabrizio Frizzi. Ti ricordi Tania? Hai aperto tu il... Cioè, hai sì, tu la cornetta. Emozionatissima no. Ero. E quindi poi dopo abbiamo fatto il provino e abbiamo deciso di fare insieme questo programma che per me era una cosa nuova. Io non mai ho fatto televisione veramente nel 92 con Jerry Scotti, ma non parlavo ancora italiano. Infatti sto recuperando che parlo, non sto mai. Ma quanto è simpatica lei? Parla sempre però, Ma dai, è carina sempre. Questa cosa. Non ti sta simpatica? Sì. Tieni compagnia. Ecco, vedi? Non ci si annoia. No, con me no, mai. E quindi, no, Fabrizio è stato, a parte, cioè, non mi sembra che non c'è più, perché non riesco neanche a dire stato, cioè è una persona davvero meravigliosa. È sempre stato come fosse un fratello. Davvero? Sì, come un fratello. Ma tu ti sentivi un po' sola qui in Italia e quindi lui ti ha dato dei consigli? Che ero ti diceva? Sola nel senso nel programma e come fare il programma e questi segreti. Cioè lui era molto protettivo. Anche Rita della Chiesa che stava con Rita all'epoca erano veramente molto... Rita. Sì, ciao Rita. Molto, molto carini con me e Fabrizio proprio mi insegnava in diretta alcuni trucchi e mi era sempre molto bravo come spalla. E allora rivediamo la puntata del 97 quella che ho annunciato prima e anche lì c'è Luca. Tutto, c'è sempre Luca. È tutto in family. C'è sempre la tua, cioè, quello è. Da quanti anni quindi? Da 30. Quest'anno 30 anni. Da 30 anni stiamo insieme. Così giovani e così duraturi nella coppia. Tu pensa. Bravi, così belli anche. Che uno dice le tentazioni e invece vedi, vai. Ma siamo riusciti a stare insieme. Succede, sì. Natasha Stefanenko. Sto arrivando. Eccomi qua. Ah, buonasera. È sempre una sorpresa. Ma come? Non scotta e non gela la tua mano? Non scotta e non gela. No. È finita l'emozione? No, si sono finiti. Cosa? Emozioni. È scomparsa? Scomparsa. E allora dicci, visto che è scomparsa l'emozione, com'è nata la scintilla tra te e tuo marito italiano Marchigiano? Ah, allora puoi sapere tutto. No, un pezzo tutto la scintilla. Come è scoccata? Il resto poi piano piano. Ci siamo conosciuti nelle sfilate, pensa. Siccome sono modella, lui pure... Allora, sì. Più facile che mai. Sulla passerella vi siete incrociati? Sì, siamo incrociati. Ha fatto, oh, ci vediamo dopo, ciao. Numero di telefono. Beh, sulla passerella non sarebbe stato possibile. Ma che ridere, ma senti l'accento, ma parlo proprio così? No, adesso meglio. Adesso dai. Meglio, dai. Però buongiorno, buonasera. Anche perché all'epoca il mito russo era Igor Ivan Drago, ti spiazzo in due. Per quanto te l'hanno detto? Tantissimi. Come sarebbe? Perché? Dimmelo allora, un po', ti spiazzo, scusa, mi hai fatto so stupida. Ti spiazzo in due, sì. Allora, l'importante è il tono della voce, in realtà è tutto il tono, perché se tu fai... Cioè, noi. Naturale, più.
Sì, esatto, il russo è questo, buonasera, come stai? Infatti per questo è che ci stanno prendendo in giro quando fanno imitazioni, fanno così, buongiorno. Poi se lo dici, uno si mette paura vedendo gli stessi casi di me. Infatti tutti mi dicono, perché sei così arrabbiata? Da lì ho detto, se sorrido... E sembra che sono più allegra. Se io dico le cose così, senti tu. Fai paura. Faccio paura. Quindi hai imparato a sorridere in Italia? Sì. No, è vero. Che bello. È vero, perché voi siete molto. Voi, noi, ormai mi sento anche parte. Brava, bene, ecco, grazie. Siamo molto solari. Allora, Sasha, tu sai il russo? Magari. No, papà, no. Cosa sai? Lo capisco, ma parlarlo meno, purtroppo. E non hai nulla a che vedere con la carriera di spettacolo, oppure perché hai fatto la, insomma, sei già hai preso la laurea breve, stai facendo il master, economia, giusto? Economia. E nel frattempo appunto sto proseguendo i miei studi e quando capita volentieri partecipo con mamma. Programma, anche senza mamma, sì, anche sì. Senza mamma. Senti Sasha, ma come ti ha raccontato la sua infanzia sovietica la mamma? È stata sicuramente un'infanzia molto dura. È molto diversa dalla mia. L'unica cosa forse che ci accomunava era il nuoto, perché io anche da piccola nuotavo, lei pure, e molto competitive entrambe, però un'infanzia completamente diversa. Il rapporto che ho io con lei non è quello che lei ha avuto con sua madre, che magari c'erano un po' più di regole. Con me è un più rigidità. Esatto. Quindi lei è mamma amica? Mamma amica, mamma amica, sì. E crescendo ancora di più, ovviamente, quando uno è piccolo non racconta proprio tutto, diciamo, i filtri ci sono. C'è una cosa che non hai mai raccontato alla mamma? E che magari racconti qui? Che non dirò magari neanche adesso. Sì. C'è, ma... Beh, è una cosa sciocca. Pensaci, poi me lo dici alla fine della puntata, dai. Allora, nell'infanzia sovietica di Natasha, vediamo qui la fotografia con l'orsetto, quella sei tu, no? Cresciuta in una città segreta dove facevano esperimenti nucleari, si entrava e si usciva. Col pass. Col pass. Sì. Tu non sapevi dove eri, cioè non potevi dare... Per me era la normalità, pensavo che il mondo funzionasse così, che tutti hanno il pass e hanno queste realtà. Un po' maschietto stavi, Sì, ero, vedi, quello che ti dico, ero un po'... Come dire, come mi presentavo è questa faccia insicura, impaurita. Ma il primo bacio ad un ragazzo te lo ricordi? Me lo ricordo, ma ero già grandissima. Cioè tipo, che ne so, 18 anni. Primo bacio. Primo bacio, sì. Sì. Vabbè. Ero cresciutella, come dire, ditemi voi, cioè primo bacio è 14-13 anni, sicuro? No, diciamo, secondo me la media oggi si è abbassata in tutto. La tua media? 14. 6 anni. No, 14. Io dico di serio, un bacio serio. Innamoramento? Stesso, è lo stesso ragazzo, primo amore è 18 anni e mezzo. Perché vi siete lasciati? Perché poi è successo, dopo 3 anni ho capito, 3 anni siamo stati insieme. Sì. Ho capito che era solo il, insomma, mio primo amore, per carità, però. E loro guardavano, è credibile a dirsi, Sanremo, e il motivo per il quale lei si rassicurava, perché dice, vedi, Romina è più alta dal Bano. È vero, mia mamma diceva sempre, guarda, perché così pensavo che io, per non avere complessi, mia mamma è 1,84. E quindi era molto preoccupata per me, che io crescevo e quando vedeva Romina Albano, cioè guarda, anche lui è più basso di lei, quindi non ti preoccupare. Dico, ma ti prego, ma perché devo preoccuparmi? Scusami. È così. Vai il Sanremo. Il Sanremo della nostra infanzia. Fuori
E poi sono belli, seduto, bellissimi. Che poi l'altra cosa incredibile è che tu che sei ingegnere avevi il complesso della bellezza a un certo punto, perché guadagnare grazie alla bellezza ti sembrava qualcosa di... Ma è perché l'educazione era questa, perché sì, essere belli non era bello, era quasi brutto, vero, no? Confermi? Confermo. Che è la stessa cultura più o meno, sì, la nostra. Sì. Ma dove? Non ho capito. Perché io, sai, essendo nato in Serbia, a Belgrado, ho avuto l'influenza comunque anch'io dell'est. E quindi? Quindi lui e conferma quindi che... Confermo, cioè, che comunque da noi posso permettermi di dire che è più... deve essere bello dentro. Bisogna spingere più per l'istruzione, per un lavoro sicuro, per una famiglia. Vabbè, però questo diciamo è anche valorialmente però giusto, sì, però sì, il però lavoro da... fa tutto bene, non è che se uno lavora con la bellezza come modella, quello è un lavoro. È vero, comunque, però per è visto noi, male. Fare la modella male, era veramente molto, come dire, quasi che devi fare qualcosa di strano, qualcosa una di decadenza buono, occidentale, sì, un decadentismo occidentale, ma neanche, no, ma proprio perché pericoloso, tu come dire, sei free, sei sciocca, sei stupida, sei perché tu quasi vendi il tuo corpo, cioè era questa la mentalità nell'ex Unione Sovietica. Adesso chiaramente sono tantissime delle russe, è un'altra cosa. E tu l'hai abbandonata da questa pesantezza poi, sì, quando ma sei arrivata a Milano? Avevo, prima per un periodo avevo, quando e sono arrivata a Milano... E l'hai trasferita un po' a Sasha? La cosa più pesante che ti ha trasferito mamma? Chi è più severa, mamma o papà? Oddio, non sono severi con me, devo ammetterlo, è vero. No, vabbè, no, quando sei... C'è cioè, tuo padre che vuole dire, vuole intervenire. Vediamo. Diamogli la parola. No, chi è più severa la mamma? Il papà è accondiscendente. Ma che dici? Ovvio. Sentite, ma visto che ci sono tanti belli, poi c'è pure Laura che è bellissima, per cui oggi è giornata, la bellezza salverà il mondo. Poi siamo io e te che siamo la più bella. No, stavo guardando una cosa, che da dietro, sai come sono pettinate, come sono fatte, sembriamo io e tu però strecciate. veramente allungate no, mamma e figlia strecciate. No, vorrei capire una cosa, che delle volte quando interroghiamo la domanda che si fa spesso alle donne, ma la voglio fare invece anche ad Alessandro, come è stata per voi la bellezza? Qualcuno risponde la bellezza è stato un com'è che dicono, è stato un freno, un problema, e nessuno ci crede. No, no, bellezza mi ha salvato, cioè bellezza mi ha dato tantissime opportunità. Tu? Io sto facendo comunque degli studi che la bellezza serve poco, però in generale ovviamente aiuta per qualsiasi cosa. Alessandro? La bellezza diciamo aiuta, ma è anche un'arma a doppio taglio. Per te, non mi dire la bellezza mi ha danneggiato. Non ci credo nessuno. Allora, molte volte, ma forse sai che nella donna è diverso. Una donna bella, un uomo bello ha un altro impatto, forse è più difficile portare questo... Adesso non voglio dire questo peso, che peso! Ma no, devo dire, l'unica cosa è che quando ho conosciuto Luca era fin troppo bello e mi ha un po' frenata questa cosa, ha detto sicuramente sarà stupido. Invece no, tu pensa. Perché lo stesso pregiudizio che si ha per le donne belle e stupide, tu ce l'avevi per un maschio. Ce l'avevo, per soprattutto quelle bionde. Luca, raccontami tu, perché è la prima volta che lo voglio ascoltare da te, la storia della scommessa. La scommessa. No, fare finto che non hai capito. La scommessa, che hai scommesso su di me. La scommessa, sì. Ci fu una scommessa ai tempi che vinsi, ovviamente. Ti avrei conquistato niente, questa ma magnifica fanciulla in tempi molto molto brevi. Mi devi 48 ore, penso, se ben ricordo, vinsi quella scommessa. Ma non è vero, ma guarda che... Ma perché, cioè, è bugiardo, una cosa incredibile. Cioè, lui ti ha conquistato in 48 ore. No, è successo così. Adesso c'è la sua versione, no, poi ci sarà la mia. Verità pura, tu non sei ancora nata, non eri ancora nata. Lui ha scommesso, vedendo me, ha scommesso, chiedendo un po' di informazione, hanno detto è una ragazza russa, ma lui fa russa. All'epoca russe erano un po' come dire facilotte, diciamoci, negli anni 90, negli anni 90. Quindi lui fa russa, modella, 48 ore è mia. E loro dicevano, ragazzi, guarda che quella è seria, quella proprio è seria, neanche sorride. Pensa, io non sorridevo all'epoca, proprio cercavo di essere solo, insomma, professionale e basta, facevo il mio lavoro e andavo via. Infatti, la prima cosa che mi disse, viene da me e mi fa, ci sposiamo?
Cioè, per farti battutona. Ti ricordi, Luca? Conquistata. Se non confermi anche questo, ma guarda, io ti meno. Io ti adoro. Cioè, sono andato di... Sono andato diretto. Grazie. Andiamo la valla diretta. Spacca. Quindi io ho risposto, ovviamente, che oggi non ho tempo. E lì ha cominciato a dire, ma sai, ho saputo che tu sei ingegnere metallurgico, anch'io sto studiando la legge. Senti, è andato sul contenuto, capito? È stato furbo. Furbissimo. Ma quanto hai impiegato a conquistarti, quindi? Ma un bel po'. Più di quella scommessa, non ha pagato, sai cosa ha scommesso? La pizza, gli dico amore, la pizza, lui fa, no, io sono orgogliosa di pagare la pizza, poi dopo ti ho visto in costume da bagno perché era la sfilata lunga, ho detto anche dai, anche lo spumante, e tuttora non ha pagato al nostro amico, la scommessa è persa, e non dire che non è così. Ma se il giorno dopo, diciamocelo, sei venuta a vedere la collezione di farfalle. Non era il giorno dopo! Ma ha scattato un bacio solo con queste farfalle, non nient'altro. Vabbè, è sempre così. Hai ragione tu. No, ho ragione, non era il giorno dopo, dai. Non dire le cavolate. Vabbè, la signora Tania sta sgomenta. Tania sta addormentando. Tania, tutto bene? tutto benissimo, ascolto. Devo dire che Tania è stata meravigliosa. Quando ci siamo sposati mi ha detto subito che tu sei la terza figlia che ho voluto sempre. Vero, Tania? Questo me lo ricorderò per sempre. Peraltro col nome Tania, che lei sì, era una... sì. Peraltro Tania che è un nome russo, quindi diciamo era scritto negli astri. Era destino. Va bene, adesso vi faccio vedere una cosa. Certo, senz'altro. Vi faccio vedere nel 99 Natasha con Vincenzo Salemme nella famoso format Milano Roma. Vediamo che si dicevano. Ma tu pensi? Tu non eri ancora Natasha Stefanenko! Ma no, no, quando è bello! Natasha Stefanenko, ma chi me lo doveva dire? Vincenzo! Stefanenko! Ma guarda che sei ore così saranno di incubo! Ma sei arrivata da solo in Italia? Da sola? Sì. No, nel senso, aspetta, io ho vinto un concorso per sbaglio. Un concorso di bellezza. E tu immagini tutti questi ragazzi che volevano andare. E ho vinto unica che non volevo proprio andare, non mi fregava niente. Da bambina ne vedevi film americani? No, mai. Non vedevate? Solo Sanremo, basta. Ah, siete cresciuti con Sanremo? Giuro, solo Sanremo, Pupo per noi era un fenomeno. Fermiamoci un attimo, godiamo la vita, godiamo il presente. Perché poi alla fine parliamo solo del futuro, del passato. Esatto. È il momento questo. Non ci godiamo mai. Sì, o raccontiamo o immaginiamo cosa succederà. Che senso ha parlare di tuo marito, di mia moglie? Ormai il presente è questo. Ma allora dimmi. È vero. Allora vedi, lasciamo, beh, ormai noi stiamo vivendo questo presente. Esatto. Adesso siamo io e te, ma poi noi ci due. Perdoneranno, vabbè, capiranno, no? Bene, allora, che cosa ha Luca di tuo papà Baris, del quale tu hai raccontato essere stata sempre innamorata? A parte la bellezza, perché mio papà è bello russo, come dice sempre Enrico Bertolino, che è la battuta, insomma, di Enrico. La correttezza, secondo me è proprio la correttezza, lui è proprio... sincero e corretto con tutti. Luca, e che cosa ha invece Natasha di tua mamma Tania? La passione per la cucina, entrambi sono molto molto brave. Natasha quando si concentra in cucina è impressionante. Lei mi ha conquistato a mangiare la bellezza estetica a livello culinario. Preparandomi dei pranzetti incredibili. Lì ha toccato il mio cuore. Certo, immagino. Dimmi la verità. Che dice? Anche nonna ride, perché lo sa che è proprio zero. Cioè. Ma una cosa seria la sai dire, Luca? Dimmi, fai un complimento a tua moglie e allora, a tua mamma insieme, dai. Allora, ho due donne, anzi ho tre donne fantastiche. E sono molto fortunato, quindi non posso che ringraziare, come faccio ogni mattina, questa sorte che mi è capitata di avere queste tre donne fantastiche. La Natasha è una persona, così come la vedi, trasparente, e se parla tanto perché
non ha nulla da nascondere, quindi esterna in continuazione ogni suo pensiero, 24H al giorno. La mamma è una mamma fantastica, che non avrei mai desiderato una mamma diversa, e la figlia è una figlia fantastica, per cui non posso, cosa posso dire se non elogiarle tutte e tre e continuare a confermare quanto io sia fortunato. Anche perché ti coccolano tanto. Brava Tania. Ah, beato fra le donne, quindi. Esatto. Allora, dai social vi faccio vedere Sasha. Dov'è lei? Quando tu hai partorito lui c'era? Chi? Papà? Tuo marito? Luca. Sì, ah, sì, 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 certo, aspettava lui, la figlia che non ha riconosciuta. Ah, cioè, sì, sì. Cioè, questa cosa sì, è accaduta sì. In sala parto? Stava vicino, in corridoio ad aspettare, sì, sì, proprio con la porta aperta. No, quindi. Perché adesso stanno anche in sala parto spesso i mariti. No, sveniva, secondo me, però comunque sì. Sveniva! E poi mi racconti la storia dello zacchiotto, vai. Sono gocce di memoria, queste lacrime. Siamo anime in una storia incancellabile. Le infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote, inestimabile e inafferrabile, la tua assenza che mi appartiene. Vabbè, ho capito che sicuramente non potrò fare la cantante, però questa canzone sempre la cantavamo. Cantava, se, cantavi tu? Cantavo io, sempre. Ma tu me la mettevi sempre in macchina. Ma perché eri impazzita di queste canzoni? Io. Infatti ho detto anche a Giorgia, è pazzesco. Certo. Lei sempre con questo microfono. Salutiamo Giorgia, si saluti Giorgia. Giorgia. Senti Sasha, papà che cosa ha fatto di eroico per te? Ah, è vero, perché infatti si vede nella clip che io andavo sempre in giro con questo pupazzetto, un coniglietto che si chiamava Ciccio, e una volta l'ho persi in aereo. Quindi papà chiamò proprio la compagnia aerea, riuscì a trovarmi questo pupazzo. Lo per me, found. Cioè, veramente eroe. Cioè, perché il pupazzo, perché quando sei piccola... per tutta la vacanza, ha pianto dalla mattina alla sera, eravamo disperati. Ovvio. Ma è vero che papà fa tanti scherzi? Papà sempre. Dimmene una, uno. Vabbè, lasciamo stare di tutto. Fa. Una volta mi ha messo una cassa sotto al letto e ha fatto partire un audio mentre io dormivo. Ma che è uno scherzo? Quindi, cioè, ma che scherzo è? Cioè, tu pensi che veramente c'è il sogno, invece c'è lui con la voce, ti prende svegliati, in infanta. Ti fa così. Ma sei pazzo, scusami. Senti, abbastanza. Invece pazzo. No, una domanda seria. Crescendo con una mamma così bella, immagino che compagni di classe tutto il tempo a dire presentami mamma. Ma no. No? Sì. Non lo sapevo questo mi ha raccontato perché mai. Perché non te li presentavo, non lo sapevi. Difendevi. Difendevo. Difendevi la mamma o difendevi te stessa? No, dai, difendevo entrambe, però sì, anche mamma. Io mi ricordo che all'epoca lei, quando dovevo accompagnarla da qualche parte, sì. Dicevo, fermati per favore. Io mi facevo lasciare prima. Tipo un chilometro prima, dico, ma scusa, ma è lontano. No, per favore. Mi vergognavo, di non cosa? Lo so, forse perché comunque era presente in televisione, quindi la potevano riconoscere, per me non era pensabile questa cosa e quindi io assolutamente mi facevo lasciare anche 500 metri, proprio nessuno doveva vedermi, io entravo da sola. E poi con un modello femminile materno così, bellissima, intelligentissima, simpaticissima, cioè... Ma infatti adesso la prendo e dico, guardate, questa è mia madre, ne vado fiera, però prima non ci arrivavo. Immagino ovviamente... Per carità, una bimba cresce con un modello molto impegnativo da riprodurre, è stato così? Lei è impegnativa proprio, quindi è impossibile riprodurla, è unica, c'è cioè questa voce che, non lo so, entri in stanza e ti riconosci subito. Mi riempio? Riempio la stanza? Riempi la stanza. Però dopo quel programma estremamente forte che abbiamo fatto insieme, ho riscoperta anche io, cioè anche tu sei tosta, io non pensavo che fossi così. Che avete fatto Pechino Express insieme. Sì, agguerrita, cioè una veramente
tosta, dura, cioè bravissima. Sono, ti stimo, ma sono orgogliosa di te. Ma te metti composto, ma come sei messo? Che sta perdendo la testa, che hai fatto? Va bene, dai, allora, Natasha e Max Tortora. Ah, Max. Quando mi dici così, so cacchi, io ti rispondo così. Io ti devo lasciare. Che dici, come ci vogliamo bene, noi due, non ci capiremo mai, 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 quando mi dici così, ancora, ancora, io ti rispondo così. Che dici? Dammi un bacio, Stefanenko, altrimenti io depisto. E se questo non è amore, lo tu cos'è? Dimmelo tu cos'è? Ovviamente avete riconosciuto tutti l'imitazione del famoso duetto con Minni Minoprio, però una volta vi siete fatti un piantarello di quelli fiume quando lei è partita. Sì, sì. Quando sono partita per il liceo, sì. Per l'America un anno, io non avevo mai visto mio padre piangere in tutta la mia vita, cioè proprio mai. Quindi io tranquillamente, comunque era difficile anche per me, inizio a camminare perché in aeroporto. Per entrare nelle porte e vedo mio padre che inizia a piangere, ma disperato si butta per terra. No, ragazzi, era stata una cosa. Si butta per terra. Sì, cioè, sì. Scioccante. Praticamente, di solito, quando lei andava via in pochi viaggi, noi facevamo sempre finte, tipo, ah, finalmente siamo soli, ah, cioè per un attimo sdrammatizzare. Io pensavo che faceva, io stavo malissimo, però pensavo che faceva la stessa cosa e così dopo piangevamo con calma. Io mi giro e lui fa così per terra, piange per terra, tutto l'aeroporto, tutte le persone che stavano passando bloccati, lui piange disperato, lei papà, io no, fermati Sasha, ti prego, non fare neanche un passo vicino a noi perché sennò non parti, vai. Che andava deve fare liceo negli Stati Uniti, l'ultimo anno di liceo. Per un anno intero. Luca, ma quando ti ha presentato invece i fidanzati, se gliel'hai presentati, glieli presenti, che fai? Gelosissimo. Lo sapevo. Allora, quando mi ha presentato i fidanzati, abbiamo fatto squadra con mia moglie, perché siamo bravi a fare squadra, per cui io facevo il severo, quello che non voleva vederli, che non voleva accettarli, che non dovevano entrare in casa, mentre lei era la permissiva. Questo gioco qui ha permesso una selezione naturale dei passaggi, pochi per fortuna, nella nostra famiglia. Ma quale gioco? Che tu sei sempre geloso, anche quando esco devi un attimo controllare se la gonna è troppo corta, è troppo lunga. Ma come? Emancipati, fotomodelli! No, la gonna è sempre troppo corta. Ma no, ma scusami, ma come hai fatto il modello, la scommessa? Tutti i papà adesso sono d'accordo. Tutti i papà delle femmine, va bene, senti. Tremendi. Voglio salutare la signora Tania, perché so che ha avuto, a parte le mie condoglianze, perché quando era arrivata qui Natasha la prima volta, suo marito è morto da pochi mesi e quindi so quanto eravate legati e quindi le mando di persona un abbraccio via telecamera. E poi so che lei ha avuto un po' di vicissitudini sanitarie perché ha avuto dei tumori, però ha voglia di parlarne per dare fiducia e speranza a quelli che ci ascoltano, è vero? Sì, sono tanti anni che lo combatto per bene, ma devo dire grazie all'ospedale di Ancona, che è un'eccellenza in oncologia, con la direttrice, la dottoressa Berardi, che studia continuamente la malattia, i nuovi farmaci, è sempre all'avanguardia. E anche due dottori magnifici che ti seguono mensilmente, Pistilli e la Savini, e la dottoressa Savini, che saluto tutti e tre, proprio riconoscente. Perché pensate, avevo 46 anni la prima volta.
tumore al adesso seno, ne ho 82, no? Quasi 83. Brava, quindi è bella, diciamo, resistente, no? Un applauso a tutto il sistema sanitario nazionale che riesce a venirti incontro. Posso dire una cosa anche molto bella, che Tania a 72 anni ha preso il diploma in naturopatia, quindi sa anche perfettamente cosa mangiare, quali sono le erbe antitumorali, quali sono i cibi che aiutano, e questo è molto importante come messaggio. Una cosa alla nonna che non le hai mai detto, gliela vuoi dire adesso prima che andiamo tutti a cantare? Cosa vogliamo dire alla nonna? Che la ami. Nonna, quando mi dici che fa, quando mi consigli le ricette, per me sono troppo complicate. Io non le faccio in realtà, per me sono troppo complicate. Ma no, quindi confessi una inadempienza. Mi confesso così. No, un difetto ce l'hanno. Un difetto ce l'hanno. Non sono tante tanto complicate. Che ricetta, perché signora? Tu sei bravissima. Che ricetta, signora, gli ha dato da fare? Ci dia un titolo. Ma lei tutti i giorni fa le ricette diverse. Che per lei è naturale cucinare, sì, qualsiasi cosa. Sì, ricette diverse, sì. Oggi, per esempio, volete sapere che abbiamo fatto oggi? Sì! Allora, una bella insalata di lenticchie con mais e verdure varie. Ecco, vedi? Verdure varie. Buonissima. Momento clerici. Ma l'unica cosa che dico sempre... L'ha fatto è guardare se ci sono i elementi importanti. Ha fatto... Vabbè, dai. Grazie Tania, tutti a cantare. Grande, ti dichiamo Tania, amore disperato, se che è una canzone meravigliosa. E Angelo e Laura si cimentano in una cosa. Una rumba, vai. Amore disperato. Io adoro, nada. Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio. Fanatici in pelle che la scrutano senza poesia. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo. Lei ballerà tra le stelle accese e scoprirà, scoprirà l'amore disperato. Ah, 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 ah. Complimenti, grazie Antonio, grazie Valerio, buon vento ragazze, buon vento anche lassù nelle Marche, veniamo a pranzo da voi, sappiate, ci invitiamo tutti gli affetti stabili, tutti invitati, ciao Sasha, ciao.